Salve a tutti, io sono Giusy, sono una makeup artist e benvenuti in un mio nuovo video fantastico in cui dirò un sacco di cose molto interessanti che mamma mia mi chiamano per i paesi e parleremo oggi. E ovviamente, cioè, da invidiare il mio background come al solito, ma lasciamo stare. Parleremo dei prodotti che ho finito, dei prodotti che voglio buttare, dei prodotti che fanno cacca. Noi sempre molto delicati in questi. Allora, cominciamo con la amata, questo qua, questo bel prodottino qui. Che se metto la mano dietro si sa, si vede meglio, è proprio una regola scritta nella pietra. Allora, è il Rose Body Polish. Aspetta, questo cosa? Ah, Sugar Scrub. Ok, questo era uno scrub, era perché l'ho finito, come potete ben notare, di Pixi. Molto delicato, io preferisco più lo scrub proprio che ti scortica. Viva! E quindi questo sì, carino, l'odore della rosa non mi fa impazzire, però sì, ok, se ve lo regalano prendetevelo. E poi ho finito questo qua, lo struccante occhi di Nivea, che hanno osannato tutti, ma a me, boh, preferisco quello, il bottiglione di Garnier de L'Oréal, questo ni. Poi ho finito il Dissimpo, che mi piace molto questo brand. Infatti mi piacciono tanto le salviette struccanti, mi piace molto la cremina. Questo è il cleanser per il viso, 100% soap free, delicato sulla pelle, no profumi o colori artificiali, no sapone, no alcol, no derivati animali. 150 ml. Beh, come dire, tutto bello, tutto fantastico, però comunque per me è un po' troppo importante come cleanser. Ho bisogno di un, cioè, come dire, grasso no, però ti lascia la pelle effettivamente molto idratata e quindi io che ho una pelle normale, tendente al misto, tendente al grasso, mi ci vuole una cosa che mi asciughi un po'. Quindi sì, però non lo ricomprerò. Poi ho finito questo, il mio amato primer di Catrice. Aspetta, metto la mano dietro così si vede, perché senza mano non lo vedete più, è sparito. Tipo Clark Kent, no? Occhiali, Clark Kent senza occhiali, Superman, la stessa cosa. È il Prime and Fine Multitalent Fixing Spray di Catrice. E bah, sì, effettivamente a fissare fissa. C'ha un buon erogatore e è un low cost, quindi sì, quindi va benissimo. Poi, sempre rimanendo nei fixing spray, ho finito anche questo. Eccolo qua, di Revolution. Questo è proprio ok. Costa, mi pare, 10 euro. Una cosa del genere, 6, 7? È la precisione, la mia, insomma, la mia caratteristica. E questo appunto è un oil control fixing spray, e effettivamente è molto 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 buono e fa durare il trucco di più, ovviamente, cioè non è che è, capito? Non è che vi state spruzzando in faccia. Sì, salve chi è? Non è che state spruzzando in faccia, insomma, qualcosa che vi stucchi il viso, ma comunque aiuta a mantenere il trucco più a lungo durante la giornata e comunque non costa niente. Do anche il NYX SFX Cream Control Face and Body Paint, che sarebbe appunto la crema, in questo caso bianca. Ne ho in diverse colorazioni. Allora, queste fanno mediamente cacca, cioè non mi piacciono, però come di urgenza c'hai NYX vicino, lo compri. Altrimenti sono molto meglio quelli di Criolan, ma anche quelli di la palette di creme colorate di Makeup Forever, ma persino le creme colorate di Revolution stanno molto più avanti. Queste sono secche, pastose e non si fissano.
E costano 10 euro a cosetto. Quindi, ok. Poi ho finito il Brow Fix Soap Stylist di Catrice, il sapone per le sopracciglia, che non mi ha fatto impazzire per niente. E dopo un po' le sopracciglia si perdono la loro forma, insomma, che gli dai con il soap brow, e quindi no. E poi ho finito anche la Y-Antropic Satin Protection Sun Lotion 15 SPF. Questo l'avevo preso in Italia da acqua e sapone, perché mi serviva una cosa così leggera da tutti i giorni, con un basso SPF, perché a me quelli alti, non ho trovato ancora un prodotto che mi soddisfa pienamente. E questo, dai, carino, cioè alla fine è una crema così senza impegno, senza impegno. Poi mi piace molto questo brand come solari, perché sono leggeri, profumosi, niente di che, hanno un buon prezzo, quindi. Poi ho finito, ti devo ricomprare il liquid ink di Essence. Questo lo compro, lo ricompro, lo compro, lo ricompro, perché è quello che mi regala più gioie. Cioè, perché riesco a fare un buon eyeliner velocemente con questo. Non mi chiedete perché, non lo so, dentro ci saranno, boh, gocce di rugiada, non lo so. Poi, allora, come prodotti finiti, ah no, c'ho ancora questo, che è il Micro Precise Eyebrow Pencil, sempre di Essence, molto carino, è una appunto micro mina di pomade, che per le sopracciglia, però appunto essendo micro, essendo che per fa due peli ne consumi metà, ecco che finisce subito, però costa 2 euro, quindi. Poi, che cos'è qua? Ah sì, da un ordine che ho fatto su Douglas, se non sbaglio, o no, qualcosa del genere, mi è arrivato la mini size, no, è la micro size come si chiama? Prep and Prime Fix Plus, che questo è più una cosa idratante, che per rinfrescarsi, cioè non fissa, ecco, questo non fissa, però ecco, fai così Ecco, le polveri, mixa meglio le polveri, e più, ecco, un prepara tutto. È buono, però la mini size, che è quella piccolina, costa sugli 11-13 euro. Quindi, boh, MAC per certe cose è un po' sopravvalutato. E poi, altra cosa finita, che non mi è piaciuto per niente, devo dire la verità, è il siero idratante glow con il pineapple extract 97% naturale di Essence. Hello good stuff, che come inci, come tutto, come concept, no plastic, no microparticelle, no siliconi, no parabeni, tutta la linea è un'ottima idea, cioè prodotti, come di buoni su carta, con un prezzo bassissimo, solo che io non ho notato, cioè l'ho finito, non ho notato alcunché, proprio no, 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 no. E poi passiamo ai prodotti che fanno un po' così, che lasciano un po' a desiderare di non averli comprati, ovvero questi due eyeliner di NYX, che in realtà appena comprati sono stupendi, perché sono veramente bright, si applicano molto bene, però a parte che mi si sono seccati subito, e vabbè, non è colpa di nessuno, cioè li dovevo usare tutti i giorni per goderne appieno, e va bene. È che poi, con il passare del tempo, applicandoli, erano un po' pastosetti, quindi se con la palpebra un po' segnata, insomma, ti rimaneva un po' cioè sai, l'eyeliner comunque, quello soprattutto liquido, deve essere appunto uno strato sottile di vernice, che
non ti fa spessore, invece questo un po' di spessore lo faceva, insomma un po' cominciava a fare un po' schifetto durante il tempo, col passare del tempo, e quindi no. No, 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 no. Allora, questo che l'ho provato 2 volte e pure troppo, il Liquid Shadow Duo, leggermente, vagamente ispirato a quelli di Huda Beauty. Da una parte c'hanno il matte eyeshadow, eccolo qua. E dall'altra parte c'hanno il metallico. Allora, io ho sempre voluto provare questi cosi così, però diciamo che questa è proprio la versione brutta, 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 aiutami a di brutta. Vabbè, come potete vedere, la parte matte sembra fantastica, ma in realtà sulla palpebra è oscena. Questa se sembra oscena e sulla palpebra è ancora più oscena, quindi per fortuna, questo è Primark Beauty che a volte fa delle cose e tu dici, ma perché? Perché non ce n'era bisogno.